Senso unico e relative polemiche sulla Riviera Sud di Pescara. Per il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Vincenzo D'Inceco non si farà e non c'è nessuna rottura in maggioranza. D'altro canto, balneatori e residenti dicono impossibile il senso unico, visto che non ci sono alternative, ed è impensabile, se ne fa portavoce Sandro Lemme. Vincenzo D'Inceco, capogruppo della Lega e Consiglio Comunale di Pescara, ma questa frattura in maggioranza c'è sul famoso senso unico su Pescara Sud e soprattutto il senso unico sul Lungomare Sud si farà o no? Non c'è nessuna frattura in maggioranza, quindi tranquillizziamo i cittadini intanto sul fatto che quel senso unico non si farà e probabilmente, come abbiamo diciamo, ricostruito in queste settimane, è stata un'ipotesi progettuale che hanno messo sul tavolo i progettisti che stanno lavorando al bando di rigenerazione urbana, ma non è assolutamente in gioco l'ipotesi di rendere a senso unico il tratto di Viale Primavere, né c'è in maggioranza qualcuno che la vede diversamente, quindi zero polemiche, nessun tipo di polemica, siamo tutti quanti al lavoro per modificare un progetto che più che un progetto è uno studio di fattibilità, diciamo, se è anche chiamato progetto definitivo, ma è assolutamente modificabile ed è stata un'ipotesi progettuale inserita all'interno di quella delibera dove c'erano anche i lavori di riqualificazione della Riviera Nord necessari per il passaggio del Giro d'Italia e quindi è solo e probabilmente un equivoco strutturale e progettuale dove la politica fondamentalmente non c'entra nulla, ma la politica sistemerà la questione nella misura in cui non c'è nessuno che è favorevole a quel senso unico. Sandro Lemme, titolare dello storico stabilimento balneare La Playa. Abbiamo appena ascoltato Vincenzo D'Inceco della Lega, il quale ci ha detto nessuna frattura in maggioranza e il senso unico sulla Riviera Sud non si farà. Siamo certi che non si farà perché è un progetto che non ha i piedi per camminare. Prima di tutto vanno coinvolte le aziende, non siamo molti, ma sono 10, 12, 15 imprese che lavorano con il doppio senso. Fare un senso unico vuol dire rivoluzionare tutta la pineta. Allora ci dobbiamo sedere un attimo in un tavolino e stabilire quali potrebbero essere le priorità, perché sarebbe bello creare diciamo, Pineta d'Annunziana Salotto. È una cosa avveniristica che Gabriele D'Annunzio ha fatto negli anni 30-35, però nel momento in cui Primavere, Via Primavere debba diventare a senso unico, mi sembra, perché non abbiamo un'altra strada che collega con Francavilla. Sul torrente Vallelunga c'è un solo ponticello, è tutto lì il punto. Però non so a chi è venuto in mente qual è il grande genio che ha pensato senza consultare almeno qualche cittadino della Pineta.